Buongiorno e ben ritrovati cari amici al consueto appuntamento con le minime e le massime astrologiche di segno per segno. Partiamo subito dall'Ariete. Si prevede cielo nuvoloso. Troppi ripensamenti non servono a nulla. Lasciatevi trascinare dai sentimenti e date retta al vostro intuito. Sicuramente non sbaglia. Un amico si fa vivo con un dono per ringraziarvi della vostra disponibilità. Venti tesi per il Toro, giornata lavorativa super impegnata. Avete a che fare con persone molto esigenti che vi costringono a rimandare altri appuntamenti. Per i Gemelli, temperature in rialzo. Oggi vi potrete muovere con disinvoltura nella gestione economica quotidiana. Fatevi e fate ai vostri cari un bel regalo, dimostrerete che li amate. Saprete divertirvi in compagnia sperimentando le vostre doti seduttive. Sbalzi termici per il Cancro, possibili alti e bassi d'umore. C'è qualcosa o qualcuno che vi turba affettivamente. Se si tratta di una persona, cercate di esprimere chiaramente i vostri sentimenti. Coperto per il Leone. Un po' di grigiore, monotonia nella vita privata. Vorreste un nuovo partner o rapporti familiari diversi, ma non fate nulla per ottenerli. Tenete lontani i parenti dalle vostre decisioni, soprattutto economiche. Torna il Sereno per la Vergine, una grande pazienza e il forte sentimento che vi lega al partner vi permettono di risolvere insieme una questione che finora vi aveva visti schierati su due fronti opposti. Rovesci diffusi per i nati della Bilancia. Desiderate fare troppe cose tutte insieme. Il risultato è un gran guazzapuglio che vi fa perdere tempo. Diminuisce anche la disponibilità nei confronti di chi vi vuole bene. La situazione è variabile per lo Scorpione. Siete contenti dei nuovi compiti che vi vengono affidati, un po' meno delle persone con le quali vi tocca collaborare. La vita di coppia deve evolversi per rispecchiare i cambiamenti delle vostre vite. Stabile la situazione per i nati del Sagittario. Un caro amico sta attraversando un periodo difficile sul piano affettivo. Cercate di essere discreti nei suoi confronti. Quanto per lui sarà arrivato il momento di farlo, si confiderà spontaneamente. Grigio per il Capricorno. Quello che distrugge la maggior parte delle coppie è la noia, si sa. Se lo sapete anche voi, cercate di mettere in moto la fantasia per trovare nuovi modi simpatici di stare insieme. Mari agitati per l'Acquario, la giornata si preannuncia davvero caotica. Venite coinvolti nel vortice dell'agitazione di quanti vi circondano. Cercando di aiutarli, rischiate di fare ancora più confusione. Non è il momento adatto per tirare fuori idee troppo innovative. Mari calmi infine per i Pesci, cercate di prendere più tempo per voi stessi e per la vostra vita di coppia. Perché non organizzate una passeggiata romantica o una cenetta tranquilla? Vi farà sicuramente bene. Nella sfera professionale seguite il vostro intuito. E io vi ringrazio per averci seguito anche oggi, vi ricordo che l'appuntamento con Segno per Segno torna domani mattina su Antenna Sud, oppure potrete rivedere anche i nostri video consultando il canale YouTube di Antenna Sud oppure la nostra bacheca Facebook. Arrivederci.